Nato nella terra dei Vesperi e degli Aranci, tra Cinisi e Palermo la sua radio parlava. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome, ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore. E non sei un ideale, ti porterà dolore. Giuseppe Impastato, detto Peppino, nasce il 5 gennaio 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo, da una famiglia mafiosa. Il cognato di suo padre è il boss Cesare Manzella, coinvolto nel traffico di droga e che sarà ucciso negli anni 60 in un agguato. Anche il padre Giuseppe è coinvolto nella criminalità. Durante il periodo fascista è stato spedito al confino. E proprio per questo i due rompono presto. Giuseppe, quindi ancora ragazzo, viene cacciato di casa. Mentre frequenta il liceo classico di Partenico, nel 1965 aderisce al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Successivamente lascia il padre e inizia a lavorare come dirigente nei gruppi comunisti locali, occupandosi delle battaglie dei disoccupati, degli edili e soprattutto dei contadini, che si vedono privati dei loro terreni per favorire la realizzazione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, proprio a Cinisi. Nel 1975 Impastato fonda Musica e Cultura, gruppo che si occupa di teatro, musica, cineforum e dibattiti culturali, diventando un punto di riferimento molto importante per i ragazzi di Cinisi. Pochi mesi dopo, Giuseppe dà vita a Radio Out, una radio libera e autofinanziata, attraverso la quale egli denuncia affari e delitti dei mafiosi del posto, Cinisi e Terrasini, che tramite il controllo dell'aeroporto ricoprono un ruolo molto importante nell'ambito di scambi di droga e dei traffici internazionali di Gaetano Badalamenti. La trasmissione più seguita si chiama Onda Pazza Mafiopoli, impreziosita da uno stile satirico che prende in giro politici e malaffare. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi alle elezioni comunali nel suo paese, nella lista di Democrazia Proletaria. Poco prima delle elezioni si occupa dell'esposizione di una mostra fotografica che documenta la devastazione del territorio locale, messa in atto da gruppi mafiosi e speculatori. A soli 30 anni, nella notte tra l'8 e il 9 maggio di quell'anno, Giuseppe Impastato viene assassinato. Il suo corpo viene martoriato da una carica di tritolo collocata lungo i binari della ferrovia di Cinisi che congiunge Palermo a Trapani. Con il suo cadavere però viene inscenato un attentato in modo tale da far apparire Peppino Impastato come un attentatore suicida. Ma ciò non basta per compromettere la reputazione e l'immagine di Impastato, che infatti pochi giorni dopo fu eletto simbolicamente al Consiglio Comunale in occasione della votazione. Benché la morte di Giuseppe a livello nazionale passi quasi inosservata a causa della concomitanza con il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro a Roma. Successivamente l'impegno di sua madre Felicia e di suo fratello Giovanni farà sì che l'inchiesta sul suo decesso, inizialmente archiviata come una certa fretta come suicidio, venga riaperto. Nel 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo riconoscerà l'origine mafiosa dell'omicidio. All'inizio del 2000, per l'omicidio di Giuseppe Impastato, Vito Palazzolo viene condannato a 30 anni di reclusione, mentre Gaetano Badalamenti viene condannato all'ergastolo. Alla vita di Peppino Impastato è dedicato il film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, con Luigi Locascio nel ruolo di Giuseppe. 100 passi sono la distanza che separava casa sua da quella del boss Tano Badalamenti. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Noi ragazzi della Quinta A, Anna Frank, vorremmo che in città venisse dedicata la biblioteca a Peppino Impastato. Questa è la storia di libertà, giustizia, coraggio, impegno, determinazione, memoria, rivoluzione, legalità.